tornati a Detto Tra Noi, il nuovo video magazine firmato Val Vibrata Life che si interessa del nostro territorio e non solo. Oggi abbiamo una puntata molto interessante e attuale e con noi ospite la responsabile dell'energia per il WWF, la dottoressa Fabrizia Arduini, benvenuta. Grazie. Parleremo oggi di una cosa molto importante, parliamo di NotRiv, parliamo del referendum del 17 aprile. Esattamente. Che cos'è NotRiv? Allora, intanto NotRiv è una sigla che nel cui interno gravitano tantissime realtà, comitati, associazioni storiche, semplici cittadini, che negli anni si è andata ingrossando, perché l'italiano secondo me è un animale strano, sembra molto asservito, però ci sono delle cose su cui non intende tornare indietro, come se fosse un retaggio ancestrale. L'Italia è sicuramente unita nella bellezza e le attività petrolifere di certo non solo non l'aumentano, ma... E quindi, vi ricordate, nel nucleare, per il nucleare l'Italia insorse inaspettatamente. È vero. Speriamo, siccome crea molta indignazione per tutta una serie di motivazioni, che si continui a perforare questo meraviglioso territorio, tra l'altro fragile, densamente popoloso, cioè, con una serie di ragionamenti che dovrebbero portare a tutt'altro, ma purtroppo. Voi lanciate in realtà questo allarme sicurezza e ambientale già prima della catastrofe del Golfo del Messico, no? Prima ancora del 2010. Perché in realtà l'impatto delle trivelle è davvero importante. Sì, dobbiamo dire, l'assurdità è che tra l'altro sembra, è come se chi ci governa vede ancora il cittadino italiano come se fosse l'uomo di Lombroso, il selvaggio con l'anello al naso, mentre anche se tantissimi vanno via, l'Italia è piena di laureati, quindi persone che sanno usare gli strumenti della conoscenza, e basta un minimo di lettura bibliografica su quello che accade. Basta sapere una lingua come l'inglese, ma anche il francese o lo spagnolo, e capire che tutti gli stati, anche a livello nazionale, non solo, anche proprio quelli che su questo comparto ne fanno una forza, come la Norvegia, citiamo la Norvegia per tutto, in primis dicono, scrivono in calce che queste attività sono altamente impattanti. Gli unici sono gli italiani, che io continuo a dire, continuo a sentire, che non fanno niente, che sono fantastici. Se queste attività sono così fantastiche, perché stanno esplodendo tutte queste contraddizioni a partire dalla Basilicata e in mare? Perché finalmente, dopo, io credo, un recepimento della direttiva offshore, dove sui controlli ne fa un punto cardine e i monitoraggi, noi dopo 5 anni che stiamo dietro ai fini di una conoscenza per capire che cosa, qual è l'inquinamento di routine di una piattaforma, Greenpeace finalmente ci è riuscita. Uh-huh. È l'ultimo dossier di Greenpeace, nero su bianco, dà dei dati anche molto allarmanti, che noi sapevamo perché la bibliografia internazionale te l'aveva dato, ripeto, in primis la Norvegia. Lei prima ha citato la Basilicata, è una delle regioni promotrici proprio del referendum, perché ricordiamo che forse per la prima volta nella storia non sono i cittadini con una raccolta firme a presentare la proposta di referendum, ma sono delle regioni, quindi dei consigli regionali. Beh, già questo lo dice lunga. Che lo faccia la Basilicata, che è una regione che a livello nazionale riceve la gran parte di queste fantastiche royalty, come dici tu, la dice lunga perché le regioni si stanno accorgendo che intanto anche in questa epoca di dissesti di bilancio, di crisi straordinaria, quello che danno loro poi in soldoni è veramente miserevole. Cioè in Abruzzo c'è una media di 200.000 euro,
250, oscilla. Lo stesso non aver accorpato con gli amministrativi la famosa Election Day, che ci costerà più di 300 milioni di euro, sono equiparabili alle royalty globali che danno tutte le concessioni a coltivare in terra e mare. Quindi, allora, di questi soldi ci abbiamo bisogno o non ci abbiamo bisogno? Se un governo butta all'aria la possibilità di risparmiare più di 300 milioni, che mediamente sono le royalty che pagano i petrolieri, ma veramente di che cosa stiamo parlando? Cosa ci danno loro? Loro il petrolio lo possono vendere a chi vogliono. È un'industria confliggente con altre realtà economiche, che sono quelle, che il fiore all'occhiello dell'Italia, come tutti sappiamo, sono turismo, paesaggio, agricoltura, pesca e anche piccola impresa, artigianato. Il PIL è lì, il nostro PIL sta lì, non sta nelle industrie minerarie, insomma, che trattano idrocarburi in specie. Su cosa stanno facendo leva il no, parlo, e comunque anche la politica? Perché già con lo sblocca Italia si è dato libertà, insomma, a queste concessioni, in un modo anche, concediamocelo, scandaloso. Sì, scandaloso per tanti motivi. Allora, il no, almeno per quello che ho letto io, spero di sbagliarmi, e se mi sbaglio sono la prima con felicità a chiedere scusa. È tutto su non fanno niente, mirabolanti posti di lavoro, che non si capisce poi questi dati, sinceramente. Da io ho visto arrivi? I dati Istat, ogni anno leggo il rapporto di dell'Unione Petrolifera Italiana, quindi io vorrei capire perfettamente intanto quanti in realtà sono, per cosa comporta questa industria. Cioè, in Basilicata abbiamo visto, noi abbiamo un dato incontrovertibile, in tutto il resto dell'Italia i bed and breakfast hanno un'esplosione verticale, in ascesa naturalmente, in Basilicata controtendenza, crollo del bed and breakfast. Quindi sul turismo sicuramente è impattante. Io voglio, allora, dal punto di vista economico, sediamoci un tavolino e parliamo, no? Per capire, no? Questo. Seconda cosa, noi con questo referendum stanno facendo un sacco di polverone. Noi, deve essere chiaro, chiediamo la decenza, è una richiesta che proprio ci fa rientrare a livello internazionale nella decenza. La Croazia non ha e non avrà mai trivelle dentro i 12 miglia. Noi continuiamo a avere, purtroppo, progetti dentro le 12 miglia, con la possibilità, con la legge del 2015, che possono rimanere lì vita naturale durante, mentre fino al 2015 c'erano delle scadenze. L'Abruzzo, per esempio, ce ne ha ben 4, anzi di più, 5 ce n'ha. Progetti che stanno lì da 45 anni, progetti che non hanno dato un euro di royalty. Io parlo di Santo Stefano Mare, arriva sulla costa dei Trabocchi, noi abbiamo questa sequenza di piattaforme che prendono, fanno produzione di gas talmente risibile che non entra neanche lontanamente nei famosi 80 milioni di metri cubi di gas entro cui scatta la franchigia, quindi le royalty. Cioè, perché loro ci devono spiegare perché fa talmente indignare questa richiesta elementare che ci fa, ripeto, rientrare nella decenza. Che poi la dismissione sarà molto lenta, non è che dall'oggi al domani infatti questo è importante ricordarlo. Addirittura si parla di 5-10 anni. Ma di più, quindi... Aspo Italia, stiamo parlando, Aspo Italia ha calcolato che entro la dismissione
viaggerà in un arco di tempo che andrà a esaurirsi nel 2027, quindi parliamo di... Ci siamo anche chiesti come avverrà lo smaltimento. Questo è un altro problema, perché poi tra l'altro abbiamo nella Convenzione di Barcellona una serie di protocolli. Uno di questi è il protocollo offshore, dove noi abbiamo questi ruderi, no? Queste cattedrali un po' inquietanti nei nostri mari, che rimangono lì vita natura durante, e dovrebbero essere dismessi, soprattutto quei progetti complessi che hanno una serie di tubature, si chiamano sea line, sottomarine, che devono essere bonificate. Noi sappiamo, io seguì da vicino, andando pure a Bruxelles nei vari incontri per la stesura della direttiva offshore, e c'è tutta una serie di documentazione fatta dall'Unione Europea dove dice: certo, la Deep Water Horizon nei nostri mari è impossibile che possa avvenire per tutta una serie di fattori. Certo. Il primo, che non abbiamo quei giacimenti, e ritorniamo che abbiamo bagnarolette. Prima. Poi il petrolio è molto denso, non spilla come così. Però la causa principale di inquinamento dei nostri di mari è proprio l'inquinamento da routine. Le acque sversate accidentalmente o no, i fanghi perforanti, le acque di produzione che vengono diciamo sversate anche grazie a una legge nostra. Chi va a controllare se quelle acque sono conformi con quanto... Poi noi sappiamo che i controlli non esistono. Uh-huh. Quindi è proprio l'Unione Europea che dice che il grosso dell'inquinamento viene proprio dalle attività di routine. Ed è facile immaginare che una vecchia struttura di 40-50 anni è quella che inquina di più. Infatti. Arriva a ridosso della battigia, noi crediamo che questo sia grave. Abbastanza. Ricordiamo comunque anche i report, dicono lo è stato nel Golfo del Messico, ma in realtà anche in Basilicata, che nelle analisi fatte sul pesce il 70% risultava contaminato da idrocarburi e anche da metalli pesanti. Certo. Quindi insomma noi che qui, specialmente nella costa, promuoviamo la piccola pesca, insomma dovremmo un attimino pensarci. Certo. Bene. Allora, 17 aprile, torniamo al referendum. Cosa dobbiamo fare? Un bel sì, intanto andare a votare, fare un tantam, perché gli italiani sono pronti da tantissimi anni, almeno 30, perché in Italia la questione ambientale è una questione che sta a cuore. Non è un caso che proprio in Italia è partita una delle più grandi campagne di diffamazione verso l'ecologismo, perché sapeva che era una delle cose che più stava a cuore agli italiani. Quindi gli italiani sono 30 anni che sono pronti per andare via dal medioevo energetico, che è quello fossile, e guardare verso il futuro. La cosa incredibile è che nel 2013 fu la stessa Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale che bacchettò gli stati, perché loro fanno investimenti a lunga scadenza. L'industria fossile insieme al carbone, quindi anche con il carbone, è l'industria maggiormente implicata nei cambiamenti climatici. Non si sa cosa accadrà, fermiamo questa follia. E se noi pensiamo che proprio il Fondo Monetario Internazionale denuncia uno squilibrio di investimenti nazionali con costi diretti e indiretti, la salute, non hanno calcolato le guerre, in stimando un esborso equivalente a 1.900 miliardi di dollari l'anno, io credo che se questi soldi li investissimo in efficienza energetica in primis, innovazione eccetera eccetera, non avremmo questa crisi economica e ambientale, perché poi viaggiano sempre, la povertà viaggia sempre con le crisi, col degrado ambientale. Allora, 17 aprile, votiamo il sì, non solo per le trivelle, ma perché dobbiamo Esatto. Conservarci, riprenderci insomma il nostro mare e il nostro territorio. È un voto di dignità. Allora, quando mi dicono, ma state facendo... è di dignità. Bene,
Io la ringrazio tantissimo, e teniamoci in contatto, ovviamente la nostra redazione accetterà tutti quelli che saranno i comunicati per le prossime propagande, iniziative che sia il WWF che tutto il movimento certo. farà sul nostro territorio. La ringrazio tantissimo per essere stata qui con noi e per averci aiutato a chiarire qualcosa che forse non tutti i giornali e non tutte le testate fanno. Grazie, grazie a voi. Buona giornata e arrivederci. Oh!